un progetto che è nato a seguito di una delibera regionale che, in base alla quale vengono finanziati le associazioni di promozione sociale, progetti in rete di associazioni di promozione sociale e volontariato, al quale l'anno scorso decidemmo di partecipare dopo un ragionamento insieme ad Anteas ed Hauser, con i quali insieme avevamo intravisto nelle linee di indirizzo contenute nella delibera, nel bando, alcune opportunità che noi potevamo utilizzare. E le questioni erano due aree di intervento sulle quali pensammo di poter dare un contributo. La prima era l'inclusione sociale di quelle persone che avevano perso lavoro, che erano marginali rispetto alla società, ma anche nuovi cittadini. L'altro filone era il sostegno a quelle persone, soprattutto di seconda generazione, figli di immigrati, per i quali pensavamo di poter dare un contributo. Perché, aggiungi un orto a tavola, perché noi abbiamo intravisto nell'orto la possibilità e l'opportunità di un discorso di coesione, di intervento attraverso l'orto, riuscire a parlare, riuscire a raggiungere le persone, riuscire a trovare anche dei momenti di socializzazione che altrimenti non potevano esserci. Per cui un orto non tradizionale, quello conosciuto come orto gestito dagli anziani, ma un orto nuovo, un orto aperto a tutte le generazioni. E dentro questo l'orto giardino, perché l'orto giardino contiene in sé caratteristiche particolari, perché è al tempo stesso didattico, nel senso che coinvolge le scuole, è sociale, perché coinvolge le persone di quel territorio. Gattatico, stiamo lavorando insieme a un'associazione che si è costituita, che segue, è il tavolo dei disoccupati, al quale partecipano, oltre all'amministrazione comunale, tantissime associazioni del territorio con le quali stiamo lavorando e stiamo facendo cose. Per cui una rete che è partita a livello regionale, 6 soggetti interessati, si è allargata tantissimo, sempre a Reggio Emilia, che è stata fatta quest'estate insieme al quartiere. Abbiamo questi diversi orti, un centinaio, 150 orti, che sono in città, ed è un ambiente cittadino, quindi gli orti in mezzo a tanti palazzoni. Gli ortisti, ortolani, hanno deciso di utilizzare il sovrappiù facendo una festa. La domenica pomeriggio hanno ospitato tutti i cittadini che volevano partecipare negli orti, hanno mangiato e hanno donato ad ogni persona che ha partecipato una cosa che avevano preparato con i loro prodotti. La cosa importante è che questo ha fatto sì che alcuni giovani abbiano partecipato. Rispetto al doposcuola e alle attività ludicomotorie, abbiamo due realtà interessantissime. Una è a Ravenna, esattamente a Lido Adriano, pieno di contraddizioni, grossissimi problemi di relazioni, e anche perché vede una presenza molto importante di migranti, ovviamente insieme ai figli che hanno grossi problemi. A Lido Adriano Hauser porta avanti, ha avviato questo lavoro rivolto ai figli dei migranti con quelli che noi chiamiamo campi estivi. Non è esattamente un campo estivo, però è un accompagnamento, un aiuto durante l'estate ai bambini,
E lì questi bambini potevano mangiare almeno una volta al giorno e fare la merenda, oltre a giocare e a stare insieme. Abbiamo il centro Annalena Tonelli, dove anche qua abbiamo questa realtà che vede una differenziazione molto grossa da un punto di vista sociale, e ci sono appunto tantissimi casi sociali con molti ragazzini di seconda generazione. È stato fatto un intervento interessante rispetto non solo al dopo scuola, ma rispetto a un ragionamento complessivo di intervento nei confronti del bambino barra ragazzino preadolescente, con interventi di dopo scuola assistito, ma anche interventi rispetto allo sport. L'altra cosa, trovarsi il sabato per quei bambini che fanno il tempo pieno. Sarebbe importante invece che questo tipo di progettazione in rete avesse maggior tempo per potersi affermare, perché facendoci siamo resi conto che effettivamente la rete funziona. Che fare? È un grande punto interrogativo, perché queste cose si possono realizzare se c'è un briciolo di finanziamento, altrimenti diventa complesso.